Diego Nasca, nato il 15 luglio 1997 a Loreto, nelle pittoresche Marche, è emerso come una figura chiave nella scena musicale italiana. Cresciuto a Monte San Giusto, il giovane talento ha sviluppato la sua passione per la musica durante gli anni delle superiori. Determinato a perseguire il suo sogno, ha preso la decisione coraggiosa di trasferirsi a Milano, un passo che non solo avrebbe ampliato il suo percorso musicale, ma avrebbe anche modellato il suo sviluppo sociale. Il 2014 segna l'inizio della carriera di Diego Nasca, quando ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani su YouTube. L'anno successivo, nel 2015, ha fatto il suo debutto con l'EP The Purge, un progetto prodotto con cura da Dog. Questi primi passi hanno gettato le basi per la sua ascesa nel mondo del rap italiano. Nel 2017, Nasca ha lanciato il suo primo singolo ufficiale, X Season, seguito da una dimostrazione impressionante di abilità nell'Art Attack Freestyle. L'anno successivo, nel 2018, ha collaborato con l'etichetta Yalla Movement di Jake La Furia, pubblicando singoli di successo come Zenny e Donny. Altri brani significativi includono Non Fidarti, Tu Che Ne Sai con il rapper Zoda, e California, anticipando l'uscita dell'EP Alove nel marzo 2020. Il 2020 rappresenta una svolta significativa per Diego Nasca con il singolo Settembre, realizzato insieme a XDMX. La traccia segna un cambio di direzione verso il pop punk, aprendo nuovi orizzonti esplorativi nella sua musica. Il 2021 è un periodo prolifico, caratterizzato dai singoli Mamma Non Mi Parla, Spezzami il Cuore e Panca Bestia, che anticipano l'uscita del suo primo album in studio, Rebel, nel marzo 2022. Questo album, composto da 10 tracce prodotte da Renzo Stone e Andrea Bonomo, fa il suo ingresso alla 22esima posizione della classifica Fini Album. Diego Nasca non si accontenta dei successi passati. Dopo l'uscita dell'album, si è esibito in vari festival di spicco, inclusi il prestigioso Rock in Roma e il Miami Festival. L'autunno del 2022 ha visto l'uscita di un'edizione deluxe di Rebel, arricchita da 2 inediti e versioni acustiche. Il 2023 è un altro anno ricco di successi. Diego ha dato il via al tour Rebel Unplugged a gennaio, seguito dalla collaborazione con lo Stato Sociale nel singolo Che Benessere. E dalla partecipazione al singolo dei Finlay, Porno. La rivista Rolling Stone lo ha inserito tra gli artisti destinati a fare la differenza. A maggio, Nasca ha pubblicato il suo secondo album, La Mia Stanza. L'estate del 2023 è caratterizzata dal Summer Tour, che lo ha visto partecipare a festival di rilievo come il Miami di Milano e il Rock in Roma. Il 1 giugno, Nasca si è esibito nello Slam Dunk Italy, aprendo per i Sum 41 insieme a Zebrahead, Stand Atlantic e Monday Proof. A giugno, ha collaborato con il gruppo La Sed nel singolo Summerset 4. Diego Nasca continua a sorprendere il suo pubblico con l'uscita dell'edizione deluxe di La Mia Stanza a settembre, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana. Il suo percorso eclettico e la crescita costante lo confermano come una delle voci più interessanti e influenti nella musica contemporanea italiana, pronto a lasciare un'impronta duratura.